tranne il sacerdote. Quello che ti entrava dentro è il volere di più, pertanto è un circolo che tu arrivi a non poterne fare a meno. Per me la cosa importante era schiacciare l'altro e essere qualcuno. Poi in che modo non aveva importanza. Mi sentivo più a casa dentro la setta che fuori. Satana mi veniva presentato come una persona che fai ciò che vuoi, il potere, il tutto subito, il tutto ti è dovuto, ma se tu hai sofferto adesso tu hai diritti. Finalmente per me era la vera libertà. Questa ragazza fortunatamente è uscita, ha trovato una via di uscita, ha incontrato prima una parrocchia, poi una comunità ed ora, grazie al Signore, ha ritrovato la pace, ha ritrovato, vorrei dire, anche se stessa. Padre Livio. Ma certamente le sette sataniche sono una realtà che comunque coinvolge alcune migliaia di persone, almeno qui in Italia, sono una realtà attraverso la quale noi comprendiamo come Satana vuole costituire una sua chiesa nella quale essere adorato e la chiesa della perversione, possiamo dire. Tuttavia, al di là di queste sette sataniche, c'è una realtà molto più vasta, che è quella del satanismo, che coinvolge molti giovani e che attraverso un certo tipo di musica, attraverso la partecipazione diciamo così, a forme, di riunione con, i bicchierini, con, queste sedute, in cui si invoca il demonio. E queste sette sataniche, diciamo così, sono l'espressione di una realtà molto più vasta, che è molto pericolosa, soprattutto per i giovani, come ci testimonia la cronaca di questi ultimi anni. Però vorrei dire che sarebbe un errore, cioè, vedere Satana soltanto in queste espressioni. Cioè, la pericolosità di Satana, a mio parere, è un'altra, cioè, è quella della vita quotidiana, dove lui si nasconde, e dove lui per odio contro Dio tenta l'uomo al male. Vorrei dire questo clima nel quale viviamo, dove praticamente l'uomo sceglie se stesso come Dio, è lui che decide ciò che è bene e ciò che è male, dove lo slogan imperante è questo: senza Dio si vive meglio, veniamo dal nulla e finiamo nel nulla, godiamoci la vita. Questa mentalità è quella dell'ingannatore. È quella del seduttore che in questo modo ci porta alla perdizione. Ci sono alcune persone che sono gli esorcisti che vengono destinati dal vescovo di una diocesi proprio con una missione e un mandato speciale. Abbiamo voluto ascoltarne uno di questi sacerdoti, il vicepresidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, padre Pereira, perché ci spiegasse un po' meglio il loro ministero, la loro funzione nella Chiesa. Ascoltiamo. C'erano tempi in cui io, come molti altri, sacerdoti compresi, non solo pensavo che non ci fosse bisogno del ministero dell'esorcismo o della liberazione, ma non credevo nemmeno veramente nell'esistenza del diavolo. È stato così fino al 1976, quando il 26 luglio, in occasione della festa di Sant'Anna, mi sono trovato di fronte al primo caso in cui ho dovuto esercitare il ministero della liberazione. Allora mi sono reso conto che il diavolo esiste davvero. Da allora direi che il ministero più importante del sacerdote è quello della liberazione, e lo dico perché non credo a nulla se non vedo che è ragionevole e che accade davvero. Dunque, credo fermamente in quello che ha detto Gesù.
Il mondo intero è sotto il potere di Satana. Io credo che il diavolo esista per due ragioni. La prima è che ho incontrato molti problemi che non sono umanamente spiegabili. La seconda è che non esiste una soluzione a questi problemi, nessuna normale soluzione umana o spirituale, tranne quella di recitare la preghiera dell'esorcismo per la liberazione dal maligno. Sono lieto che la mia esperienza e le conclusioni cui sono giunto trovino conferma nelle dichiarazioni dei papi, a partire da Paolo VI. Sono rimasto molto sorpreso nel leggere il discorso da lui pronunciato nel 1972, credo il 12 novembre, quando alla domanda «Quali sono oggi i bisogni maggiori della Chiesa?» pronunciò le parole «Non vi stupisca come semplicista o addirittura come superstiziosa e irreale la mia risposta. Oggi il bisogno maggiore della Chiesa è sapere come proteggersi e difendersi da quel male che chiamiamo il demonio». Sono rimasto ancora più sorpreso quando Papa Giovanni Paolo II, nel 1985, ha fatto una dichiarazione categorica dicendo «Il mondo intero è impegnato in una guerra spirituale che spesso può assumere le forme di un esorcismo». Infine il Papa attuale ha fatto una dichiarazione che è stata per me una vera sorpresa, quando ha detto che la Chiesa ha sempre più bisogno di esorcisti. Tuttavia io credo nell'esistenza di Satana soprattutto per esperienza personale. Mi trovo di fronte a molti casi nei quali non esiste nessuna spiegazione umana, nessuna normale spiegazione spirituale, né psicologica, tranne quella che è all'opera un potere che è al di sopra dell'uomo. E lo conferma il fatto che con una semplice preghiera per la guarigione, la liberazione, succede l'impossibile. Il problema della persona, spesso subito dopo quella preghiera, è superato completamente. Ho una mentalità scientifica, non mi lascio influenzare, ma guidato dal ragionamento e dalla fede, credo che il maggiore bisogno del mondo sia di essere liberato dal potere dell'unico nemico, Satana. Mentre l'unico amico, come dice la Sacra Scrittura, è Gesù. Amen. Padre Livio, come allora difenderci da questo nemico, il vero nemico di Dio, il vero nemico dell'uomo? Ma intanto vorrei dire che l'attività ordinaria di Satana è di gran lunga la più pericolosa, è la tentazione, perché nella tentazione Satana si nasconde e ci induce al male, ci induce al peccato e quindi ci tiene sotto il suo potere. Però c'è anche un'attività di Satana che chiamerei straordinaria, ed è appunto la possessione diabolica, che è la forma estrema, diciamo così, di questa manifestazione straordinaria. Ed è una grazia, direi, perché nella possessione diabolica Satana si manifesta, e come giustamente diceva il padre esorcista, chi assiste a un esorcismo tocca con mano la presenza di Satana e scopre la sua natura di nemico dell'uomo, di colui che schiavizza l'uomo, di colui che vuol rovinare l'uomo, di colui che odia Dio e vuole essere Dio al posto di Dio. Quindi Dio, attraverso la possessione diabolica, costringe Satana a manifestarsi. E nel medesimo tempo, nell'esorcismo, si manifesta la potenza di Dio, perché, come diceva appunto l'esorcista, in nome di Cristo e della Chiesa, Satana è costretto ad andarsene. E quindi nell'esorcismo si manifesta la presenza di Satana, la vittoria di Cristo, ma anche l'odio inestinguibile di Satana contro la Vergine Maria. Io direi che per tutti i cristiani, sia per quanto riguarda la lotta quotidiana contro Satana, che è la tentazione, e sia per quanto riguarda tutti gli altri disturbi, vale ciò che ha detto la Regina della Pace, e cioè affrontate e vincete Satana con il rosario in mano.
Grazie Padre Livio, e la regina della pace mi porta subito a Međugorje, dove Visca, una delle veggenti, stando al racconto e alla testimonianza che lei ha dato e che già altre volte abbiamo mostrato, anche abbiamo visto in televisione, ha avuto una esperienza fortissima del paradiso, del purgatorio e anche dell'inferno. Vediamo insieme.